Nell'Europa settentrionale esiste una regione, la Lapponia. In una capanna del bosco, circondata da abeti, viveva Natale, il quale si dedicava ogni giorno a coltivare il suo orticello, a curare le sue renne e a lavorare il legno. Un giorno pensò: ma cosa posso fare io per aiutare gli altri? Quella sera fece un sogno. Nel sogno gli apparve un angioletto. Gli spiegò che nel mondo c'erano tanti bambini poveri che non si potevano permettere dei giocattoli. Natale era molto sensibile, chiese all'angioletto: cosa posso fare io per aiutarli? L'angioletto rispose: Natale, se vuoi, puoi aiutarli salendo sulla tua slitta trainata dalle tue renne, con un sacco pieno di doni da consegnare ad ogni bambino nella notte santa quando nacque Gesù. Ma dove posso trovare i giocattoli per tutti i bambini del mondo? L'angioletto gli disse: Gesù bambino ti aiuterà a risolvere ogni tuo problema. Fu così che Natale si svegliò e Gesù bambino lo nominò Babbo Natale, cioè il papà di ogni bambino. I primi giochi furono costruiti con le sue stesse mani, intagliando nel legno delle bambole e delle macchinine ed ogni sorta di giocattolo. Gesù bambino gli assegnò anche degli elfi, che lo aiutavano a costruire giocattoli e a caricarli sulla slitta. Grazie alla magia dell'amore, Babbo Natale è sempre puntuale ed entra in ogni casa calandosi dal camino. Riempie le calze con i bambini appena sotto al camino e posa gli altri pacchetti più grossi sotto gli alberi adornati. Così la mattina dopo fa felice tutti i bambini del mondo. Buon Natale e buone feste!